Presentato stamane nell'Aula Magna del Seminario Vescovile di Trieste il nono rapporto sulla dottrina sociale della Chiesa nel mondo, realizzato dall'Osservatorio Internazionale Cardinale Vantuan e intitolato Europa, la fine delle illusioni, il documento analizza il processo di unificazione economica e politica del vecchio continente, giungendo alla conclusione che tale percorso, per come è stato inteso e attuato finora, sia giunto alla sua fase terminale. Un tanto soprattutto per il modello culturale di origine. Da un lato il manifesto di Ventotene, dall'altro la dottrina sociale della Chiesa che offrono due visioni dell'Europa antitetiche. I contenuti del rapporto, evidenzia l'arcivescovo Giampaolo Crepaldi, possono essere sintetizzati prendendo ad esempio quanto accaduto ieri in Francia con due protagonisti principali. Un cittadino di origine marocchina che compie un attentato uccidendo 3 persone e ferendone altre 16 e un gendarme che si offre per liberare gli ostaggi ma viene ucciso. Abbiamo su questi due personaggi direi la distanza radicale tra due prospettive religiose, tra due prospettive etiche e culturali, tra due modi di intendere la vita. Uno uccide e l'altro invece muore per salvare delle vite. Io credo che l'Europa, di fronte a questi due personaggi, finalmente debba decidere da che parte sta. Il problema è tutto qui. In questa fase il ruolo della Chiesa diventa determinante, prosegue il presule, in un'Europa che grazie al neorinascimento religioso non accetta l'ideologia di relegare la fede nell'ambito del privato. La Chiesa deve riprendere in maniera molto forte e convinta il progetto di Giovanni Paolo II, che tra l'altro è stato anche riconfermato da Papa Francesco, che è quello della nuova evangelizzazione, riprendere e evangelizzare il nostro continente e dal Vangelo tirare quelle direi conseguenze dal punto di vista culturale, morale e anche di prospettiva politica che servano a un rilancio dell'Europa stessa.